condivisione che racchiude tutti e tre gli aspetti di Vero Doctor: Vero Doctor mamma, Vero Doctor donna, Vero Doctor medico. Perché? Perché voglio ricondividere con voi quello che facciamo tutte noi donne, e poi la casualità vuole che registri questo video proprio oggi, che è il 25 di novembre, che è la giornata mondiale in cui è stato deciso di in qualche modo dedicare alle donne contro la violenza verso di loro, ma non perché io parli di cose violente verso di me, anzi, mio marito è un uomo che, è un uomo che mi rispetta in tutto e per tutto. Però mi piace, insomma, la condivisione femminile in questa giornata. È una casualità, poi questo video non uscirà il 25 di novembre, però mi piace il pensiero che sia stato registrato in questo giorno. Il video è un video di condivisione da, diciamo, soprattutto donna, ma anche da mamma e da medico, perché, come sempre ho detto, Vero Doctor rappresenta tutte noi, che abbiamo una sfera familiare che è rappresentata soprattutto dall'essere mamma, no? Poi vabbè, c'è cioè quella personale di essere moglie, però più che altro l'essere mamma, che ha un ruolo importantissimo. Poi c'è una sfera lavorativa, che nel mio caso è quella di medico, è una sfera di tipo personale, che è quella di essere donna, poi ognuno la identifica, la rappresenta come vuole. E vi voglio parlare di quello che facciamo tutte noi, sempre, dicevo, per condivisione, che è il secondo lavoro, cioè io la chiamo la tabella di marcia che c'è quando noi torniamo a casa dopo il lavoro. Tu puoi aver lavorato un'ora o 10, comunque quando rientri a casa hai la cosiddetta tabella di marcia da rispettare, perlomeno per me è così. Che cosa intendo? Adesso ve ne parlo un po', vi dico di quello che facciamo, che faccio io quando rientro a casa. La prima cosa quando rientro a casa è placare il mio cagnolino Whisky, perché mi abbaia addosso per felicità, e lo prendo in braccio, e da lì comincia la serata. La prima persona con cui parlo, solitamente dopo aver baciato i miei figli, in questo periodo con il rispetto dell'anticovid li bacio da dietro qua, perché comunque il mio lavoro a rischio, quindi finché non ho sanificato le mani, non mi sono fatta la doccia, evito sempre di abbracciarli più di tanto, insomma, quindi abbiamo stabilito da dietro li bacio. E la prima persona con cui parlo dopo averli salutati è la mia babysitter, la mia colf, la signora che accudisce la mia casa e i miei bambini, che è un aiuto importantissimo, per cui senza di lei forse non potrei fare il lavoro che faccio, e di questo le sarò sempre grata. Non avendo grossi aiuti familiari e potendomi per fortuna permettere un aiuto esterno a lei, che è un grandissimo supporto, perché è una donna che educa i miei figli in mia assenza, concordando insieme anche la linea educativa, ma dall'altra parte si occupa della casa come se fosse sua, con una grande dedizione, e dico sempre che si occupa un po' anche di me, perché comunque mi fa un po' da, diciamo, da mamma, da sorella. E quindi appena rientro mi racconta com'è andata la giornata, se ci sono stati problemi con i figli, la casa, tutto quello che è successo, no? Mi fa un breve riassunto. E poi la saluto, perché anche lei ha diritto di tornare alla sua famiglia vera, no? E da lì comincio a parlare con i miei figli, prima l'uno, poi l'altro, a volte insieme, raccontandoci com'è andata la giornata tra noi. Fatto questo, riguardiamo i compiti. Chiedo che cosa avevano da fare per domani, qual è l'orario, come è andata la giornata odierna, che sia in DAD, perché una figlia è in DAD, una figlia in presenza, perché uno fare medio, uno elementari. Chiedo come è andata le video lezioni o la lezione in presenza, se sono stati interrogati, che voto hanno preso, nel caso di Gregorio che faccetta ha preso, perché fa l'elementare, loro ancora hanno le faccette colorate, elogiandoli fortemente nel caso in cui siano stati bravi, perché fanno tutto da soli, hanno una grande autonomia a cui io lo abituo, pur seguendoli ma da dietro le quinte. E poi cominciamo a programmare la giornata del giorno dopo, chiedendo quali saranno, no, le materie della giornata seguente. Poi chiedo loro se hanno mangiato, cosa hanno mangiato, eccetera. Però cosa hanno mangiato io lo so, perché io ho una grande premura verso di loro, per cui la sera non vado mai a letto se non gli ho preparato il pranzo e la cena per il giorno seguente, perché io so quello che vogliono, io so quello che gli piace, io so quello che gli fa bene, perché comunque anche il mio lavoro. E quindi questa è una cosa a cui tengo tanto, e quindi subito dopo aver parlato con loro di che cosa hanno fatto durante la giornata, comincia la vera tabella di marcia, quella pratica. Quindi se loro hanno mangiato senza di me, io sparecchio a loro, sistemo la cucina, poi
chiedo a Linda se ha preparato i vestiti per il giorno dopo, se ha messo la sveglia, se vuole fare due chiacchiere con le amiche in videochiamata, chiaramente glielo concedo. Dopodiché mi concedo una doccia ristoratrice e soprattutto di bonifica per riuscire a essere appunto più, più pulita per loro in questo periodo massimamente proprio, e preparo i vestiti per me per il giorno dopo, i vestiti per Gregorio per il giorno dopo, lui si prepara la cartella da solo, Linda prepara lo studio per il giorno dopo per le video lezioni, guardate che è finita. Preparo la merenda per Gregorio per il giorno dopo, è una grande cosa che faccio, a lei gli lascio un vassoio perché chiaramente lei essendo in dad fa la colazione a casa, gli lascio un vassoio pronto la sera prima di andare a letto e lui gli prepara il pacchettino. È un consiglio che do da, diciamo, da mamma, è una cosa carina che lui apprezza tantissimo per farci sentire vicini anche se lontani, perché uno ha lavoro e forse in questo periodo anche di più, perché comunque anche secondo me anche loro subiscono un po' l'insicurezza del momento, sentono la TV, perché comunque io con loro spesso parlo, ascolto insieme a loro il telegiornale, metto un biglietto, un bigliettino in cui scrivo una frase, cerco di scrivere bene, perché essendo un medico scrivo malissimo, Gregorio mi rimprovera, scrivo in stampato, cerco di scrivere bene, che è una frase semplice, che però mi faccia sentire vicino a loro anche se sono a scuola oppure a casa in videochiamata e io sono al lavoro. Mi manchi tanto, un bacio dalla mamma, buona settimana, ti penso sempre, una frase semplice scritta in un piccolo biglietto che metto sotto la merenda. Mi sono assicurata se Gregorio si vergognasse di questa cosa perché mi sarebbe dispiaciuto, però in realtà seppur con un velo di vergogna, perché mi diceva che a volte gli amichetti si accorgono, penso che sia felice. E poi oltre alla merenda, questo soprattutto a Gregorio che è ancora piccolino, ma lo facevo anche per Linda, metto due piccole sorprese. E tra l'altro ho trovato un contenitore carino, perché oltre alla porta merenda principale c'ha due piccoli box in cui metto due sorpresine, una caramellina, una castagna, se è il periodo, un pezzettino di mela, una carota, due piccole sorprese, non le chiamiamo, che lui non deve sapere, quindi apre queste piccole, questi piccoli box e ha il bigliettino, le due sorprese e la merenda principale. E poi da qui tante altre cose, vi dicevo, mi metto subito a preparare il pranzo e la cena per loro per il giorno dopo che lascio pronta, e scrivo solitamente alla babysitter, scrivo le cose principali magari della casa che deve fare, oppure scrivo, ecco, il pranzo e la cena che ho lasciato, dove, come, perché poi spesso quando la giornata comincia, il giorno dopo comincia, uno non ha modo di parlare, quindi scrivo tanto, ci lasciamo dei bigliettini che in questo caso non sono d'amore ma sono di lavoro, no? Nel senso, scrivi così io poi vedo. E quindi scrivo queste consegne che sono preziose tra una mamma e la persona a cui affidi la casa e i figli, sono molto preziose. Dopodiché pulisco un po' il salone, perché seppur lei si dedica alla casa, e dicevo proprio oggi, nonostante tutto, tra il cane, i figli che hanno cenato, eccetera, io che ho mangiato, le moliche, ripulisco un po' la casa. E fatto tutto ciò, finita. Riempo l'acqua a Gregorio per la cartella, mi assicuro che ci abbia l'ombrello se dovesse piovere. Aspettate come mi vengono in mente tutte, il grembiulino se è a posto, il giacchino se l'ha preparato, il cappello, la sciarpa anche inverno, un pochino più complicato per tutte queste cose. E poi piano piano forse riusciamo ad andare a letto noi donne, se non uno sguardo alla lavanderia per vedere se i panni sono asciutti, per vedere se i panni sporchi vanno mandati, magari se è tardi non lo mando anche per rispetto del palazzo, lo lascio scritto al mio aiuto, mando la lavastoviglie, aspettate che la lista non è mai finita, cioè è come se la nostra tabella di marcia non finisse mai di noi donne. Ma questa è una parte, seppure pesante, perché comunque la sera può essere pesante, a me piace perché mi fa sentire utile a loro, utile alla casa, utile alla famiglia, e quindi è, seppur delego, tante cose mi piace farle perché comunque mi fa sentire importante per loro e mi dà una grande grande soddisfazione quando magari torno e mi dicono mamma, non so, il primo era buonissimo, la carne era squisita. È bello lasciare la casa la sera prima di andare a letto in modo che loro siano a posto, che a loro non manchi niente, comunque ci si prova perché poi con qualcosa manchiamo sempre. Questa è la nostra tabella di marcia di noi donne quando torniamo dal lavoro e abbiamo il secondo lavoro, che sicuramente è bello, faticoso, ma bello. E poi io dico sempre, ho la fortuna,
di essere in salute, perché la salute comunque è la prima cosa. E ho la fortuna di avere due figli molto bravi, perché a volte magari se poi ci sono invece delle problematiche, scusate il sole, delle problematiche scolastiche, ok? E tutto diventa più complicato, quindi sicuramente sono anche fortunata per questo. Però mi piaceva condividerlo perché ogni tanto ci penso, dico la tabella di marcia. Ah, poi ci sono gli imprevisti e ve ne dico uno. L'altro giorno torno a casa, non funzionava la wifi, dico oddio Linda, quindi nessuno che ti risparmia niente, quindi oddio Linda, come facciamo domani? Allora abbiamo progettato di fare una ricarica così, c'avevo i giga illimitati, potevano fare scuola, altrimenti dovevo metterla assente, poi abbiamo provato a fare l'hotspot, eccetera. Ah, poi magari torni a casa, mentre stai tornando a casa ti accorgi che c'è una spia accesa sulla macchina. Questi sono gli imprevisti che poi vabbè fanno parte della vita. Però penso che la tabella di marcia, come la chiamo io, seppur ogni sera impegnativa, ogni sera bella, anche se faticosa, molto bella, volevo condividerla perché mi piace farlo. E prima di andare a letto c'è una cosa che, non fa, che faccio sempre, controllo il telefono, perché ci può essere qualche paziente che seppur tardi scrive, e se scrive a quell'ora vuol dire che ha bisogno di me e quindi merita la risposta che il mio lavoro esige di dover dare a qualsiasi ora, in qualsiasi momento. Condivisione da parte di Vero Doctor, mamma, donna, medico. E un bacio a tutti, vi aspetto per il prossimo video.